Buonasera ragazzi, buonasera. Siamo ufficialmente live su Facebook, YouTube e Twitch. Vediamo se riusciamo ad essere live anche su Instagram, come sempre. Allora, aspettate che preparo i ragazzi di Instagram, quindi datemi i soliti 30 secondi. Proviamo. Ok, buonasera, siamo in diretta anche su Instagram, quindi buonasera ragazzi di Instagram, buonasera ragazzi di Facebook, buonasera ragazzi di YouTube e buonasera ragazzi di Twitch. Allora, stasera avevamo la diretta sul calo della libido con la nostra sessuologa e purtroppo la nostra sessuologa non può venire, l'hanno trattenuta al lavoro e quindi mi servirà vedere solo ed esclusivamente me. Mi dispiace, lo so che l'aspettavate, ma non è vero! Eccola qui! Buonasera, dottoressa! Buonasera. Ciao, buonasera a tutti! Qui sto scherzando i nostri follower, che così li ho fatti partare subito e ci siamo tolti i problemi! Potrebbe capitare, chissà, potrebbe capitare! No, è che praticamente, allora, aspettate che devo sistemare, mi sono scordata di mutare il telefono, ok, allora, sistemiamo i ragazzi di YouTube, e voilà. Allora, no, vi volevo fare il piccolo scherzo, che non c'era la nostra grandissima specialista, e invece no, come sempre la fantastica dottoressa Landeschi è sempre qui con noi per il nostro mercoledì con l'esperto. Come vi dicevo prima, praticamente noi stasera vediamo quello che riguarda un po' il calo della libido, il calo del desiderio. Purtroppo questo è una situazione, un momento che può prendere chiunque in un qualunque momento e almeno una volta nella vita di solito può accadere. Quindi insieme alla nostra dottoressa andiamo a vedere come si presenta il calo della libido, quali possono essere le cause, da che cosa dipende, quali sono le terapie e quant'altro. Io direi di entrare nel clou, nel vivo. C'è già qualcuno che ci sta guardando, quindi buonasera a tutti. Allora, io passo ufficialmente la parola alla dottoressa Veronica Landeschi. Ancora grazie di essere qui con noi, nonostante è la settimana di Ferragosto, quindi grazie davvero tanto. Ma dottoressa, entriamo un po' nel clou e nel vivo di questa serata. Ci dica un po', come si presenta questo calo della libido, questo calo del desiderio? Allora, come giustamente dicevi, è stata una di quelle domande che è sempre venuta anche in altri momenti, in altre dirette. Quindi andiamo a vedere meglio che cos'è questo calo della libido. Ovvero, con calo della libido si indica un decremento di quella che è la frequenza e l'intensità anche dell'impulso sessuale, sia spontaneo ma sia anche evocato da stimoli sessuali. Quindi è proprio una riduzione rispetto a quello che era la nostra attività sessuale e quindi c'è una riduzione negativa ed è maggiore di ciò che ci si potrebbe aspettare in base quindi anche all'età del soggetto e alla durata della relazione. Non dico che sono propriamente correlati, ma è anche un parametro da tener conto, perché per esempio un ragazzo, una ragazza giovane probabilmente hanno un impulso sessuale molto più attivo rispetto a una persona molto più matura. Quindi un calo della libido in un'età molto più giovane potrebbe far pensare rispetto che ad una persona molto più matura e più avanti con l'età e con diverse patologie. E quindi è proprio questa mancanza di desiderio che è legata alle condizioni di salute, allo stile di vita e che quindi piano piano va un po' a calare. Bene, bene. Quindi quali possono essere le cause organiche di un calo della libido anche in confronto all'età?
Allora, è importante andare a vedere quindi se ci sono eventualmente degli squilibri ormonali. È uno dei primi passi che andiamo a vedere, ovvero se è cambiato qualcosa a livello fisiologico della persona. Questo è un parametro che lo può solamente andare a certificare un medico. Quindi la prima cosa è importante rivolgersi al proprio medico di fiducia e parlare apertamente e sinceramente e quindi spiegare la problematica in modo che vengano fatte delle analisi per capire se i parametri e quindi i livelli anche ormonali sono nella norma. Questo può essere fatto anche con un andrologo o con una ginecologa. Quindi andare a vedere testosterone, prolattina, se tante volte la tiroide ha qualche sbalzo. Perché la diminuzione, quindi anche l'assenza del desiderio sessuale, può dipendere, oltre da tantissime malattie, anche proprio dagli sbalzi ormonali che abbiamo. Qualche malattia possono essere diabete, sclerosi multipla, disfunzione del midollo spinale, ma anche per esempio uremia, insufficienza epatica, diversi tipi di tumori o anche malattie a livello neurologico. Quindi ecco, ci sono molte complicanze che possono andare a rallentare quello che è il nostro impulso sessuale. Quindi è molto importante rivolgersi a un medico, spiegare al meglio la nostra situazione a livello fisiologico, le nostre patologie, i medicinali che assumiamo e insieme a lui vedere che cosa c'è che non va a livello fisiologico. Ho capito, ho capito. Allora, scusatemi, io ragazzi stavo sistemando un secondo, chiedo scusa anche alla dottoressa, stavo sistemando un secondo il tablet perché come sapete ho il cellulare di traverso e quindi i messaggi non li vedo se non muovo, se non li guardo dal tablet, quindi li stavo sistemando. Mi perdoni, dottoressa. Niente. Allora, però la stavo ascoltando, eh? Ho ascoltato tutto. Allora, quindi ragionando un po' su quello che stava dicendo, quali sono le cause psicologiche di una mancanza di libido? Allora, una volta approfondito l'ambito, quello che è prettamente medico, andiamo a verificare quali sono anche le possibili cause psicologiche che potrebbero influenzare quello che è il nostro desiderio sessuale. Anche perché molto fa la mente. La mente accende proprio l'interruttore generale per far partire il desiderio. Ovviamente le cause a livello fisiologiche sono quelle che vanno a rallentare. Quelle psicologiche potrebbero essere una ansia da prestazione, una paura magari anche di gravidanze indesiderate, paura di contrarre delle malattie, ma anche delle problematiche come possono essere la depressione. Una depressione anche lieve potrebbe far sì che la persona non è così soddisfatta della propria vita, così serena, così partecipe. È come se vedesse un po' tutto con un velo grigio. Questo velo grigio fa sì che non vede il rapporto, ma è molto più sintonizzata su uno stato un pochino più apatico, di apatia. Quindi non c'è proprio questa grande voglia di relazione o di impulso sessuale che arriva. Potrebbero essere anche cause psicologiche, la sensazione di non avere una completa accoglienza da parte del partner o della partner. E quindi tutte queste piccolezze possono arrivare a condizionare quello che è il nostro pensiero e influisce sul desiderio sessuale. Una causa psicologica che va molto a gravare è proprio uno stato di tensione. Quando avvertiamo costantemente tensione, rabbia, stress, sono dei fattori micidiali per quello che è il rapporto di coppia. Per riuscire ad avere un impulso sessuale un po' più attivo, dobbiamo essere rilassati. Il nostro corpo ha bisogno di rilassarsi e sotto stress è molto difficile. Proviamo a pensare anche a quelle condizioni psicologiche più stressanti, no? Anche adesso, purtroppo, ci sono tante persone che causa Covid o causa altre situazioni mi stanno insomma riferendo che hanno perso il lavoro o che sono in gravi difficoltà economiche.
sono degli stress enormi che vanno ad influire negativamente sulla vita sociale, sulla vita privata, quindi anche su quella sessuale, ovviamente. Sì, anche io ho sentito di persone, sì, appunto, che con la perdita del lavoro ovviamente aumentano le preoccupazioni, di conseguenza non si ha più la concentrazione per pensare comunque ad un rapporto intimo con il proprio partner. Quello assolutamente, purtroppo, soprattutto in questo periodo, è una cosa che capita spesso. Però, a parte il Covid, che purtroppo è stato negativo per tante cose, può capitare anche nella normalità, giusto, dottoressa? Cioè, non c'è bisogno di Certo, una cosa grande come può essere il Covid. no. Questi sono fattori scatenanti che potrebbero aver influenzato negativamente o averlo portato anche in caso di magari di separazione dei due partner o stare al contrario troppo in casa insieme. Quindi potrebbe avere un attimino influito negativamente per qualche coppia. Quindi c'è sia l'uno che l'altro versante. Questo molto dipende dalla relazione che abbiamo instaurato, da come siamo noi e da come abbiamo vissuto questo periodo. Questi sono tutti fattori. Faccio un po' questo esempio. È un po' come se noi aggiungessimo, scusate il paragone, ma a quest'ora non mi viene altro, tipo ad una pietanza aggiungiamo sale, pepe, peperoncino o condimenti vari, no? Magari ecco un piatto di insalata che nasce normale, se io ci inizio a mettere ora sale, ora semi di sesamo, ora semi di lino, fate finta che ogni condimento sia un evento della nostra vita. Quando arrivi in fondo, magari il sapore dell'insalata nemmeno lo senti più. E quindi la stessa cosa è la sessualità, no? Se oggi magari sono stanca per lavoro, domani sono preoccupata per le bollette, domani l'altro so che mi è venuto il diabete, il giorno dopo ho problemi con la mamma, la suocera, la nuora, la cugina, chi vi pare, sono tutti elementi in più che alla fine fanno scendere quello che è il desiderio, perché la mia mente si occupa di tante altre cose e mette un po' in disparte quello che secondo lei in quel momento non è importante e quindi fa un po' questa piccola scrematura in autonomia, diciamo. Ho capito. Ma dottoressa, può essere anche correlato magari a dei farmaci o delle sostanze che le persone possono usare? Certo che sì. Certo che sì, infatti anche proprio a livello di cause organiche, oltre proprio alla patologia di per sé che va un po' ad affliggere quello che è il nostro corpo, il nostro benessere, la cosa importante è quindi prestare anche attenzione ai medicinali che ci vengono dati. Una delle cose che cerco sempre di dire è: chiedetelo, ma senza vergogna e senza paura, ma questo medicinale mi potrebbe dar problemi a livello di impulso sessuale, a livello di desiderio sessuale? La mia condizione fisica cambia? Non è una domanda scontata. Ricordiamoci sempre che la sessualità è alla base dei nostri bisogni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ce l'ha dichiarato, prendiamocelo questo diritto. Quindi quando andiamo a fare un colloquio con un professionista sanitario, che sia un medico e sia uno specialista di una patologia particolare, chiediamo proprio se questo farmaco va a interrompere quello che è magari il mio impulso, perché magari va a solleticare qualche cosa che va a spengere invece che accendere. L'abuso, per esempio, di alcol, droghe, cocaina, oppioidi, eroina, quello che volete, sicuramente vanno ad abbassare enormemente il calo dell'interesse sessuale. Se per esempio un bicchiere di vino può aiutare a essere un pochino più sciolti, l'eccesso assolutamente no. Quello assolutamente no. Anche le cure farmacologiche, un pochino più particolari, che magari potrebbero comprendere degli antipertensivi, i neurolettici, antiepilettici. Anche gli antidepressivi che magari per delle condizioni psicologiche particolari sono tutti farmaci che comunque vanno ad interagire e vanno ad abbassare quello che è l'interesse sessuale.
Ovviamente, come ho ripetuto, parlatene tranquillamente con il vostro medico, con colui che vi ha assegnato queste medicine e chiedete, anche perché c'è un grosso rischio. Se non siamo al corrente di quello che può fare quel farmaco, magari non arriviamo subito alla conclusione, nel senso, a me mi è venuta questa particolarità di malattia, mi danno questi medicinali, arrivo a casa che già ho il pensiero della malattia, faccio questa cura, sicuramente qualcosa della mia vita, del mio stile di vita è cambiato, non mi rendo conto di quanto sono magari stressata, stanca, nervosa, in più il medicinale mi sta dando delle scariche nel mio corpo di cui io non me ne rendo conto, è facile che vado a perdere il desiderio sessuale. Se io di tutto questo non ne sono consapevole, magari posso pensare che semplicemente la nostra relazione con il mio partner sia da buttare via. O il mio partner o la mia partner può pensare lui o lei non mi vuole più e che quindi sia un problema a livello di interazione, di compliance, di coppia, di attrazione e non magari dettato da altri 10 problemi che lì per lì erano un po' sfuggiti all'occhio. Sì, su questo in effetti ho un esempio perché una mia amica, ad esempio, c'è stato un periodo in cui il suo compagno non aveva più desiderio sessuale, lei giustamente si era incolpata perché pensava di aver fatto qualcosa lei e invece erano praticamente delle fialette, per la caduta dei capelli che lui stava usando e che purtroppo andava praticamente ad incidere sul desiderio sessuale, quindi lui non aveva più lo stimolo, più l'istinto di avere un rapporto sessuale. Devo dire che ha preferito vedere se diventare calvo andava bene uguale. L'ha interrotto effettivamente subito. Eh Ci sì. chiedono, le pillole della pressione causano l'abbassamento del desiderio sessuale? Allora, magari non è direttamente la pillola della pressione, ma tutto il circolo che c'è intorno. Ovvero, già il discorso della pressione va ad influenzare tutto quello che è la nostra circolazione sanguigna. In più, la pillola può abbassare quello che è la pressione e quindi che cosa può succedere? Può succedere che abbiamo un calo fisiologico, magari anche a livello di stanchezza. Tutto questo, magari sia nell'uomo che nella donna, può arrivare ad avere una meno affluenza del sangue alle nostre parti intime, perché la nostra circolazione, quindi la nostra pressione, è un po' compromessa. Quindi, se si avverte un cambiamento anche a livello sessuale dopo che si è iniziato a prendere queste tipologie di pasticche, è importante parlarne con il medico. Assolutamente, assolutamente, ma per qualunque cosa che varia, diciamo, dalla normalità bisognerebbe sempre sentire comunque uno specialista. Assolutamente. Ci chiedono, la cannabis in sé può spegnere la sessualità? Allora, anche qui, come tutte le altre cose, conta molto anche la quantità. Non è tanto suggerita, però diciamo, cioè, se una tantum non succede nulla, se sono tante in una serata, sicuramente lo stato è alterato e bisogna vedere da che parte pende, l'ago della bilancia. Può o aumentare, o diminuire, diminuire. Al 99% di solito diminuisce poi con il troppo. Perfetto, perfetto. Ma abbiamo parlato un po' di calo del desiderio, di che possono derivare appunto da cause organiche, cause psicologiche, da sostanze, farmaci e quant'altro. Ma si può avere anche un calo del desiderio durante la gravidanza? Cioè, post gravidanza? Sì. Allora, consideriamo che la gravidanza è un momento talmente particolare, tanto per la donna, ma quanto per la coppia di per sé, perché è un concetto che mi piace sempre ribadirlo. Ovviamente la mamma sente molto di più la gravidanza, però ricordiamoci che
anche il futuro papà si sta preparando all'arrivo del piccolo o della piccola. Quindi è importante considerare che saranno 9 mesi in cui la coppia deve anche un po' imparare piano piano a conoscersi, a gestirsi, anche perché il corpo della donna cambia. Quindi proprio anche a livello di percezione ci potrebbe essere la sensazione di sentirsi gonfia, stanca, molto grossa, una sensazione di fatica, oltre a tutto lo sbalzo ormonale tipico. Quindi tutto il periodo della gravidanza, sbalzo ormonale, più questa sensazione del corpo che cambia, dell'addome che si ingrossa, della pancia che si ingrossa, a volte ci possono essere complicanze a livello di gambe gonfie, piedi gonfi, e quindi questa percezione a livello corporeo potrebbe far sì che la donna magari non si piaccia così tanto o non si riconosce. Quindi anche il fatto di essere toccata, massaggiata in quel periodo, bisogna sempre parlare con i due, devono sempre parlare in modo da trovare quella che è la loro comunicazione e la loro intimità anche durante quel periodo, cercando quindi di rassicurare la futura mamma sul suo aspetto fisico, sulla condizione che sta vivendo e soprattutto anche giocate. Il gioco riesce a portare quell'attimo di sorriso, quell'attimo di leggerezza che fa diventare quel momento particolare e bello. Ricordatevi sempre che se c'è un momento bello che ci piace, ma ci piace veramente, lo andiamo a ricercare. È sempre quello il pizzico di il segreto, la magia che tiene unito. Se io non ho il divertimento, un po' di allegria, è difficile che mi prenda la voglia di tornare in quel posto o di rifare quella cosa. Quindi Giusto. tanto in gravidanza, ma anche ecco dopo, quando è nato il piccolino o la piccolina. Lì c'è poi tutto il gioco della famiglia che è nata e che quindi si deve amalgamare con gli orari del piccolo, con l'eventuale allattamento, con tutta la parte del puerperio che comunque anche per la donna ha proprio la necessità di piano piano un po' di risistemarsi, non è una cosa che dopo il parto magicamente in una nottata ritorna tutto com'era. Ci vuole tempo, ci vuole calma, ci vuole pazienza. Considerate che cioè, ci vuole 9 mesi per far arrivare il piccolino e ci vuole un pochino di tempo in modo che la mamma e il papà e la coppia quindi si abitui a fare i genitori, ma giustamente anche a ritornare coppia. Ma non c'è solo l'atto penetrativo, ma c'è anche tutta la sfera del gioco e dell'intimità che va coltivata. Anche un massaggio a piedi, anche un massaggio alle spalle, senza finalità di arrivare fino in fondo, serve per mantenere quell'intimità e quel contatto tra di voi. Non ve ne private. Assolutamente, assolutamente. Le cose belle vanno sempre, dai, godute fino in fondo, anche nei momenti un po' particolari, perché ricordiamoci, ragazzi, che il sesso, se vogliamo usare questo termine, non è solo ed esclusivamente penetrazione. Ci sono tanti modi di poter far sesso e tanti modi comunque di arrivare all'apice dell'orgasmo senza per forza avere una penetrazione. Giusto, dottoressa? Giustissimo, giustissimo. Ci sono tanti momenti in cui a volte è molto più importante e molto più anche soddisfacente dare più spazio e dedicare più tempo anche all'intimità, al gioco, allo stare insieme, alla comunicazione, rispetto che alla penetrazione di per sé. Ci chiedono, dottoressa, le coppie di lunga data che hanno rapporti solo occasionali, dipende dal calo del desiderio in generale o dal partner? Allora, è un discorso che va affrontato con il partner, ovvero bisogna indagare se è perché c'è poco desiderio e quindi magari potrebbe essere stress, lavoro, figli, famiglia, quello che volete, o se è una problematica
arriva da un po' di mancanza di attrazione. La cosa sempre che suggerisco quindi è la prima, comunicate con il vostro partner e quindi andate a capire qual è la vostra problematica. Se da soli ovviamente magari non riuscite per una comunicazione difficile, affidatevi a un professionista che vi aiuta e vi suggerisce qual è il vostro percorso. Assolutamente, anzi, ricordiamo ai nostri follower che se vogliono possono scrivere a la posta di amma@gmail.com che vedete qui scorrere, lo vedono anche i ragazzi di Instagram, ok? E se avete voglia di parlare con la nostra dottoressa, scrivete a quell'indirizzo lì, anzi, ve lo scrivo anche qui nei commenti, è la posta di Amanti. @gmail.com e noi vi metteremo in contatto con la nostra dottoressa. Alcuni di voi l'hanno già fatto e se qualcun altro vuole farlo, la nostra dottoressa è assolutamente a disposizione. Per due chiacchiere, poi ovviamente vi lasciamo, noi facciamo soltanto da tramite e poi vi lasciamo campo libero con la dottoressa, ovviamente. Dottoressa, ma ritorniamo un po' nel discorso. Ma può esserci una differenza di calo del desiderio tra l'uomo e la donna? Allora, tecnicamente non proprio, non proprio, perché più che altro la mancanza di desiderio, bene o male, ha gli stessi connotati. Può avvenire da entrambe le parti, quindi sia nell'uomo che nella donna, però con l'accezione che di solito una mancanza di desiderio, dalle statistiche, si rivela che è un pochino di più la donna. Anche perché qualcheduno, facendo qualche studio, ha ipotizzato che il carico della famiglia, che di solito grava anche un pochino di più sulla donna, è quello che fa da padrona. E quindi è un po' una situazione che, insomma, un po' ci danneggia, un po' ci danneggia. In che senso? Se magari è una donna che ha figli, ha famiglia, ha un lavoro e quindi c'ha anche tutta la gestione della casa, c'ha molte responsabilità a cui far fronte e quindi la sua mente è sempre impegnata su vari fronti. Non perché questo magari l'uomo non ce l'abbia, ma in proporzione un pochino così. In questi casi la cosa utile qual è? Iniziare anche un po' a riequilibrare proprio tutta la coppia e quella che è la famiglia, in modo che un po' o una parte di lavoro venga suddiviso o delegato ad un'altra persona, anche perché se no si va un po' sul burnout, ovvero si fonde tanto l'uomo che la donna a livello proprio psichico e fisico. E quindi non c'è più quella reattività e quella capacità di riuscire un po' a lasciarsi andare, quello che serve. Per esempio, una cosa importante che mi viene da aggiungere, dato che adesso stavamo parlando prima della gravidanza, adesso della donna, è le donne che hanno da poco avuto un bambino, una bambina. Ci sono quelle che magari sentono di più l'esigenza di prendere una babysitter e quelle che sentono di più l'esigenza di prendere una signora che le aiuti nelle faccende domestiche. Mi raccomando, non vi sentite in colpa. Siamo tutte diverse. Se sentite più la necessità di stare con il piccolo, con la piccola e di delegare le faccende domestiche ad un'altra persona, va benissimo. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Se invece è il contrario, va benissimo, uguale. Cioè, non ci sono mamme di serie A e mamme di serie B, eh? Questo è uno di quei messaggi che a volte anche in qualche gruppo che abbiamo rifatto in gravidanza e post-gravidanza, cerchiamo sempre di mandarlo come messaggio. Che molte volte magari le mamme sono un po' prese dal discorso di stare sempre con il bimbo perché se non lo lasciano mai sono meglio. No, se sentite l'esigenza di
Prendervi 2 ore o per voi stesse o perché vi scarica i nervi pulire casa va benissimo. Non siete mamme di serie B, siete mamme che si prendono cura di se stesse e del proprio bambino. Ognuno ha i propri ritmi e le proprie regole. Basta pensare e stare bene. Meglio che delegate piuttosto che arrivate all'apice ultra stanche, ultra stressate. Chiedete. Sì, che poi è peggio e si sentono poi i casi, per fortuna sono pochi, però purtroppo esistono anche quelli appunto di mamme che poi hanno talmente i nervi alti che fanno cose che poi dopo se ne pentono purtroppo. Ma ci chiedono, dottoressa, aspetta, ho perso la domanda. Allora, chi è singola? È più soggetta al calo del desiderio perché non ha il partner? Allora, l'essere single o l'essere in coppia, che cosa cambia? Cambia solamente nella facoltà di avere qualcheduno a disposizione. Ovvero, questo dipende molto dalla persona. Non è che c'è uno studio che se sei single o se sei in coppia senti di più il calo del desiderio. Consideriamo una cosa importante, che il desiderio sessuale ce lo possiamo avere in entrambi i casi, la voglia di sessualità in entrambi i casi e l'appagamento sessuale in entrambi i casi. Ovvero, anche se siamo single, non pensiamo che non mi posso appagare. Ovviamente non c'è un contatto come se avessimo un partner, però ricordiamoci che ci possiamo regalare e ci dobbiamo regalare piacere anche da noi stessi. Quindi non è assolutamente detto che se siamo single sentiamo di più o di meno la mancanza di desiderio. Va sempre molto in proporzione a quello che è la persona, la sua immaginazione, la sua mente, le sue caratteristiche. Assolutamente, assolutamente, anzi, si dice sempre che bisogna stare bene prima con se stessi per poi riuscire a stare bene con gli altri. Quindi, sì, anche, vale anche sotto il lato della sessualità, bisogna prima coccolarci noi per poi riuscire a coccolarsi insieme agli altri. Certo. Quello assolutamente sì. Allora, ci dicono. No, allora, ok, questa domanda qui rientra in quella di dopo, quindi a questa domanda rispondiamo tra 2 secondi. Ok, allora, se non ci sono più domande, io, dottoressa, ho una domanda io, ovviamente. Va bene. Ci sono delle terapie che si possono fare per risolvere il calo del desiderio, o comunque senza per forza andare da un medico? Poter fare anche qualcosa prima da soli, poi dopo se non si riesce, magari andare dallo specialista. Allora, facciamo un piccolo pezzettino. Per fare qualcosa da soli c'è da capire bene una condizione, ovvero il disturbo dell'eccitazione è permanente o acquisito, nel senso che c'è sempre stato o è arrivato dopo? E già questa è una condizione particolare da valutare. L'altro punto da valutare è: il disturbo dell'eccitazione è generale o è solo situazionale? Nel senso, se è generale, quindi anche se io cambio partner ce l'ho uguale? Se io leggo un libro, guardo un film erotico, mi prende la voglia? O no? Quindi, in base a queste risposte, se è un disturbo acquisito, quindi che è arrivato da poco e è situazionale, nel senso magari solo con questo partner mi passa un po' la voglia. Allora già è un pochino, diciamo, leggermente più semplice la situazione, perché lì possiamo andare a giocare di fantasia, stimolando la nostra fantasia, la nostra curiosità, la nostra voglia di sperimentare, possiamo vedere se riusciamo ad accendere qualche puntino giusto. Se per esempio, faccio un esempio a caso, negli ultimi tempi paziente X mi riferisce che non ha più voglia di farlo con il suo compagno o la sua compagna. Quindi
Quindi è una cosa acquisita da poco. È una cosa situazionale perché me lo specifica che con il suo partner ha questa condizione. Che cosa potrebbe fare intanto? Vedere se con la masturbazione poi da sola gli riprende la voglia. Non so se vi ricordate lo spezzone del film Sex and the City in cui c'è Charlotte, mi sembra era lei, che aveva il vibratore Rabbit e non voleva nemmeno più uscire con le amiche perché provava piacere a stare a casa con il suo bellissimo coniglietto, coniglietto vibrante. Ecco, questo è un punto. Se io sono single, trovo qualche cosa che mi dà piacere e questo mi stimola, non è un problema a livello generale. Quindi magari non funziono più con il partner e con il fu non funziono più, qui si apre una parentesi gigante, ma so che perlomeno stimolandomi anche da solo con qualche sex toys o con un libro o con un film o con qualsiasi altra cosa, io riesco a ottenere piacere. Quindi già questo è un modo. Quando dico non siamo più in sintonia con il partner, quindi non andiamo più bene, ricordatevi sempre anche dalle puntate scorse, la prima cosa importante è la comunicazione. Se non quella di coppia, perché a volte lo posso comprendere che è un argomento spinoso, però specialmente con se stessi. Con noi stessi comunichiamo in un modo vero. Cioè, io se non riesco da sola mi devo far aiutare per capire perché non mi attrae più il mio partner. Può essere perché con il tempo è cambiato di fisico, può essere perché a me mi sono cambiati i gusti, prima mi piacevano biondi, ora mori, o perché ho preso una sbandata per un'altra persona. L'importante è che la persona ce l'abbia veramente chiaro. Perché se no è un po' difficile riuscire a capire perché e per come. Sicuramente la mancanza di desiderio quando il partner cambia, il partner l'avverte e quindi c'è una conflittualità. Però è importante innanzitutto parlarne tra di noi e poi riportarlo in coppia. Si intende per conflittualità? Si intendono tutti quei momenti in cui andiamo a discutere, ci sono problematiche riguardo l'intesa sessuale. Quando capitano, quando uno dei due ha più voglia rispetto all'altro o all'altra. Che succede? Che una persona delle due ha più voglia, l'altra persona meno, e quindi ci potrebbero essere discussioni, litigi e via discorrendo. Quindi un po' questi battibecchi che magari iniziano con qualche battuta, iniziano con anche qualche frase così, però specialmente chi le sente potrebbero far male. Quindi magari anche le battute sul compagno o eventualmente sulla compagna che non ha molta voglia, innanzitutto evitiamo le battute, quelle classiche da bar o con gli amici, tipo lui non ha voglia, lei non ha voglia. E più che altro parliamone tranquillamente in coppia del perché a me mi va un po' meno o perché a me me ne va un po' di più. Ovviamente non è che ci devono essere delle statistiche a cui far fronte, ogni coppia è un mondo a sé. Non fate paragoni con i miei amici, quelli al cinema, quelli al film, no. Cioè, ogni coppia deve avere il suo equilibrio. Per una coppia può essere farlo 3 volte al giorno, per una coppia può essere farlo 3 volte alla settimana. La cosa importante è che ci deve essere una soddisfazione e un benessere di entrambi. Vero, non finto. Se non c'è più di tanta soddisfazione, lavoriamo insieme per capire su cosa far fronte, cosa ci manca, su cosa possiamo lavorare, che cosa vorresti in più, che cosa potremmo fare in meno.
Ok. Allora ci chiedono, o meglio, è un'affermazione. A me dà fastidio che una donna con fortissimo appetito sessuale non sia ancora completamente accettata. Da una parte ti do ragione perché purtroppo questi sono i pregiudizi e tabù che ci portiamo dietro da tanto tempo, in cui se una donna è un pochino più vogliosa, purtroppo ci vengono dati degli appellativi poco carini. Però consideriamo sempre una cosa. La mia nonna dice sempre: da un orecchio ti entra e da quell'altro ti esce. Dobbiamo vivere per come ci piace e per come ci sentiamo bene. Cioè abbiamo una vita e usiamola veramente per fare cose che ci fanno stare bene. Se noi stiamo in pace con noi stesse, è vero che a volte le frasi degli altri feriscono, ma quando una persona dice una cattiveria è che ci racconta qualche cosa di brutto di se stessa, non di noi. E a volte le persone criticano, ma perché fanno meno di noi, non perché fanno di più. Chi critica di solito è perché è uno scalino meno. Vero, confermo pienamente. Mi ritrovo assolutamente in ciò che ha detto, dottoressa. Allora, ci chiedono, dopo anni di solitudine, si può avere un accumulo di stress da rapporto sessuale? Quindi una persona che sta tanto da solo e quindi un accumulo da stress sessuale, quindi perché non lo fa? Se la domanda è questa, sì, perché comunque non sfogarsi accumuli veramente tanta tensione. Questo sì, sicuramente. Clicca cortesemente e ci scrivi nei commenti se era questo quello che volevi dire e se soprattutto ti abbiamo risposto. Allora, ci chiedono, ma è normale avere sempre voglia? Te lo dico io, sì, è normale. Dico che se questo non compromette la tua vita lavorativa, se non compromette la tua vita sociale, ben venga. Potrebbe diventare un problema avere voglia quando magari, che ne so, non vai al lavoro e stai 8 ore a casa a farlo. Non vuoi mai uscire, ma proprio ecco mai. Non vuoi, che ne so, vedere altri familiari e preferisci stare a casa. Però è un'estremizzazione. Vuole dire che passi 24 ore al giorno a casa chiusa con il partner, con la partner. O anche da sole, in alcuni casi anche da soli, cioè purtroppo c'è gente che pur di avere una sessualità con se stesso davvero non esce più con gli amici, cioè, però quelli sono, si arrivano a casi veramente estremi. Eh sì. Assolutamente sì. Ringraziano per la risposta, allora Chicca sì, conferma che era quello che voleva dire, quindi abbiamo risposto, ci fa molto piacere. Allora, direi che non ci sono altre domande, quindi dottoressa, possiamo continuare sul filone di cosa possono fare i nostri follower per, diciamo, rimediare un po' al calo della libido, sia un pelino da soli e poi ovviamente quando è eccessivo, giustamente andare dall'esperto. Allora, mi riaggancio anche al discorso che abbiamo fatto poco prima, no? Al discorso dell'accumulo dallo stress da mancanza di rapporto sessuale. È una condizione molto stressante e vi dico che anche così un po' a spot, chi può guardi il film Isteria per come è nato il vibratore. È nato proprio per scarico della tensione per le donne. Quindi i primi massaggiatori proprio con motore sono nati per questo. A livello di persona oppure in coppia, che cosa si può fare? Ci sono tantissimi esercizi da poter fare, sia quelli che vi suggerisco, maggiormente sarebbe meglio che siete guidati, perché se no magari non hanno lo stesso effetto. Sono esercizi che vanno a sviluppare le abilità sessuali,
focalizzazioni sensoriali, stimolazione quindi genitali, quindi magari anche l'uso di vibratori. Possiamo introdurre in coppia o da soli del materiale erotico, possono essere foto, film, libri, in modo che così la nostra stimolazione proprio della fantasia sessuale vada ad aumentare. Una cosa che non mi stancherò mai di dire è un po' di abilità a livello di comunicazione, perché è quella che la fa da padrone. Non vi stancate mai di dire le cose nel modo giusto al vostro compagno o alla vostra compagna. Quando smettete di parlare è un po' un terreno arido, perché quando non ci sta più voglia di comunicare, si interrompe un po' il flusso delle nostre anime, delle nostre voglie. Come fa l'altro a sapere qualcosa di me se io non gli do un input, se non glielo dico? Non, nessuno è veggente, forse i maghi, li metto tra parentesi. Altre cose che possono essere fatti, e qui è importante quindi l'uso di prodotti specifici, ma anche di un medico o di uno specialista che vi segue, che cosa possono essere? Delle terapie ormonali in caso di bisogno. Estrogeni o testosterone, questo sarà l'andrologo e la ginecologa a suggerirveli. Possono essere molto usati e molto utili lubrificanti, anche oggettistica particolare per andare a rafforzare dove ce n'è bisogno il pavimento pelvico, quindi le palline, come ne abbiamo parlato anche nelle altre dirette. Ma è anche importante quindi andare a vedere proprio nello specifico cos'è meglio per noi. Ognuno di noi ha la sua particolare situazione, sia a livello di coppia, ma anche e soprattutto a livello di salute fisica e psicologica. Quindi le cose, tra virgolette, tipo proviamo a introdurre qualche cosa di erotico, un completino diverso, un'ambientazione in casa diversa, non fa mai male. Anzi, proviamo, sperimentiamo una candela, un profumo particolare, un incenso, proviamo a farlo a luce spenta, a luce accesa, giochiamo con un ghiacciolino di acqua. Quindi con il caldo, con il freddo, proviamo una benda, una manetta, una qualsiasi cosa che cambia e dia un po' di spriccicorio, che cambi un pochino. Queste sono tutte cose che provatele tranquillamente. Le altre hanno bisogno di un attimino più di un supporto, diciamo, quindi a livello di comunicazione, di terapia ormonale. Ed esercizi di pelvico. Ma le altre cose ben venga. Ottimo, ottimo. Anzi, dopo ragazzi, magari vi do qualche suggerimento anche io. E ci chiedono, ma se lui o lei non vogliono andare dallo specialista, come facciamo? Allora, con specialista chi intendi? Psicologo, ostetrica, andrologo? Perché ti spiego, se è una complicanza solo a livello fisiologico, fisico, comunque la salute del corpo, non dico che quella della psiche è meno importante, però almeno i controlli annuali di prevenzione sono fondamentali, sono veramente fondamentali per vedere se è tutto a posto. Meglio passare un'oretta in tranquillità e poi andare avanti piuttosto che arrivare tardissimo ad un problema. Se per esempio il nostro lui o la nostra lei non vuole andare, o in questo caso tipo venire da uno psicologo, da un consulente sessuale, c'è da chiedere perché. Perché non ti va di venire? Perché non hai fiducia nella figura professionale, ne vogliamo scegliere un'altra? Perché secondo te non ne abbiamo bisogno, perché pensi che riusciamo da soli? In base alla risposta, cerchiamo di capire la parte del nostro partner. Non forziamo, a meno che non sia un problema di salute, e lì spingo un pochino di più. Se
Se è un problema a livello di comunicazione di coppia, che magari la coppia ha perso intimità, ha perso verve, sono io la prima a dire non fate una cosa per forza, cioè ci deve essere la voglia di intraprendere il percorso insieme, se no non serve a nulla, non serve a voi, non serve a me, è controproducente, ci deve essere proprio la voglia di entrambi di dire sì, in effetti c'è un problemuccio. Vediamo insieme cosa si può fare. Siamo in due, questo è il senso della coppia. Se uno trascina un po' a forza l'altro, magari un po' una spintarella, un incoraggiamento, una spiegazione in più, le la possiamo dare. Però alla fine siamo persone grandi. Se non c'è voglia di ascoltare, di comprendere o di capire, è importante che l'altra persona capisca che magari lui o lei non ha voglia di intraprendere il percorso. Ma se lui o lei non si rende conto di avere un problema? A questo punto il problema è di chi lo porta. Per In che senso? esempio, facciamo finta. Mi chiama il marito di, mi dice: salve, so Tizio Caio, chiamo perché mia moglie non ha più voglia di fare l'amore con me. Io però ci ho parlato con mia moglie, ma lei non vuole venire. Come posso fare? Se la moglie viene, è una terapia di coppia e quindi possiamo lavorare sulla coppia. Ma se la moglie non vuole venire, perché magari secondo lei non è che non ha voglia o lei sta bene così, il problema, tra virgolette, è di chi lo porta. Quindi la prima domanda è: te come ti senti rispetto a questo? Sicuramente è una cosa che lo farà stare male, e che non starà bene. Però andremo a lavorare quindi su chi porta il problema. Ok, quindi praticamente il problema potrebbe avercelo la persona che pensa che l'altro abbia il problema? Sì, cioè, dunque, no? Facciamo un esempio tra me e te. Vai, Io e te siamo molto pensami pure con amici. calma come meglio vuoi. Allora, facciamo un esempio semplice, no? Io e te stiamo insieme e abbiamo questa relazione. Se io vengo tutte le sere da te e te non mi vuoi, ti dico: ma perché non mi vuoi? E qui, e là, e su e giù, proviamo una terapia di coppia, proviamo l'olio, proviamo quello, proviamo quell'altro, e te mi rifiuti sempre. Dal momento che io che sono in coppia vado a cercare un supporto, che può essere di uno psicologo, di chi vi pare, comunque il problema è mio. Perché qui arriva la domanda fondamentale: è vero che noi siamo una coppia, ma è vero anche che io ti do diverse possibilità, quindi si fa questo no, si fa quell'altro no, si fa quell'altra cosa no. A questo punto è: perché lei con me non le vuole fare? E questo me lo puoi dire solo te, giusto? Il pezzo è che quando lavori è perché io ci sto male del fatto che Emanuela tutte le sere mi dica no e del fatto perché non viene qui con me, e sicuramente io ci avrò i motivi, perché gli voglio bene, perché l'amo, perché voglio una vita con lei. Ma se tutto questo mi genera così tanta sofferenza, e lei non è disposta, almeno per il momento, a cambiare o a provare a fare qualcosa, perché insisto? Ok. Se io vado a prendere l'acqua nel pozzo e so che in quel pozzo l'acqua non me la dà perché è finita, a questo punto è inutile che io mi arrabbi col pozzo perché non mi dà l'acqua. Vado in un altro pozzo. No, dai, non possiamo dire questo. Devo essere sincera. No, Cioè, la cosa assolutamente. importante, è questo. È bene andare a riparare quello che c'è da riparare.
Ma se i pezzettini dei cocci sono visibili, sono chiari, sono comunque facilmente riattaccabili e se c'è la voglia di stare insieme. Se no, è un po' una forzatura e una forzatura non porta a chissà cosa. Per questo che vi dicevo, possiamo provare a suggerire, possiamo provare a rispettare i tempi dell'altro se è in una condizione particolare, se è in una condizione medica stressante. Ovviamente non è che al primo no, arrivederci e grazie, però comunque un po' di comprensione nell'altro, ok, ma se è una condizione che a noi ci fa star male, la esprimiamo e l'altro non ce l'accoglie mai, nonostante magari il periodo di stress sia finito o comunque non c'è nemmeno la voglia di reagire, a quel punto c'è da o accettare la situazione, tipo rimango con Emanuela anche se so che non si farà più, o perlomeno per ora è così. E magari posso rimanere con te perché X motivo. Però questo quanto mi fa stare bene? Cioè, lo posso accettare o non lo posso accettare? Certo, assolutamente. Allora, ci dicono, però chi subisce rifiuto in merito alla terapia di coppia avrà un accumulo di rancore che andrà a rovinare la coppia. Se la prende sul personale, sì. Me la rileggi per favore che io non la vedo? Però chi Subisce subisce un rifiuto? rifiuto in merito alla terapia di coppia avrà un accumulo di rancore che andrà a rovinare la coppia. Ok, sì. Perché ovviamente se io tutte le sere mi sento rifiutata, ovviamente ti viene il pensiero, allora la colpa è mia, allora sono, ora lo faccio su di me che sono donna, mi viene più semplice, allora sono brutta, sono grassa, non mi vado bene, non vado più bene a lui, magari preferisce una di 20 anni, i soliti filoni. Però ricordiamoci una cosa, sicuramente ci potrebbe essere tutto questo, ma gli occhi dell'amore, uno, non dovrebbero guardare solo la taglia. Due, quando ti innamori è difficile che comunque poi rifiuti. Quindi faccio questi esempi un pochino strambi. Quanti riescono a rifiutare il dolce a fine pasto? Se c'è un dolce che piace. Ah, ecco, se c'è un dolce che piace. Beh, Perché se questa domanda se c'è tipo la torta di mele, che per esempio non è il mio dolce preferito, il sacrificio di non prenderlo lo fa. Ma se c'è un dolce che già al pensiero mi si attiva il tutto, e con il tutto intendo la mente, intendo la gola, la voglia di assaggiarlo è molto difficile perché per me è una privazione. Quindi è logico e concordo con quanto ha detto questa persona dicendo che chi subisce un rifiuto poi un po' si sente male, lo sente un po' questa tensione, però consideriamo se la tensione è stata generata semplicemente da questa metà parte, no. Ok, allora ci dicono, guarda che purtroppo è successo pure a me, ho insistito 15 anni, ma tanto alla fine mi ha distrutta. Beh, 15 anni sono tanti, eh? Resistere Questa 15 persona, per esempio, ha avuto molta anni? pazienza, ha avuto la voglia, la necessità, insomma, di stare in coppia, di provare ad andare avanti e ha fatto bene, però ne è uscita, come ha detto questa persona, distrutta. Che ovviamente, come un po' dicevo prima, posso provare, però questa cosa poi alla fine a me quanto mi pesa. Ovviamente all'inizio un po' con l'amore non pesa, però a lungo andare uno il carico lo inizia a sentire.
Ovviamente questo che stiamo dicendo, ragazzi, vale sia per gli uomini che per le donne, Certo, un discorso generale. no, qui non c'è genere che va da una parte o da un'altra. Ci dicono, da alcune situazioni non c'è recupero, restituisce solo malessere, meglio andare, non è possibile accettare tutto. Infatti, Poi, concordo. un'altra affermazione che dicono è, appunto, non ci si sente amati e alla fine si arriva a colpevolizzare l'altra persona. In quel caso, ci si guarda intorno e ci si riorganizza. È un po' quello che dicevo, un po' come il discorso del pozzo, no? Io posso provare, posso tentare, posso avere pazienza, comprensione, però è importante anche non perdere di vista se stessi. Può essere per un periodo che ovviamente la comprensione, l'amore, stare con gli altri è importante, però ad una certa, quando io non sento più l'amore. Dottoressa, può aspettare un secondo perché i ragazzi di Instagram sono caduti perché è terminato il... Vediamo se riesco a scrivere. Allora, arrivo subito. Risistemo i ragazzi di Instagram e ci sono. Datemi ancora un secondo. E voilà, risiamo live anche su Instagram. Prego, dottoressa, mi scusi se l'ho Niente. interrotta. Ecco, sì, stavo dicendo, giustamente se dopo un po' di tempo che è passato ad aspettare, ad essere comprensivi, comprendere l'altro, se tutto questo non avviene e non ci si sente più amati, è importante quindi pensare anche al nostro amore e a prendersi cura di noi stessi. Anche perché, come dicevamo poco prima, la prima cosa importante è stare bene con noi stessi. Se questo lo perdiamo, non riusciamo a stare con gli altri. Quindi la cosa principale è stare bene e in pace e amarsi. Ci dicono, non credo che l'amore senza sesso possa essere definito tale. Allora, in alcuni casi sì. Però devono essere dei casi in cui c'è veramente un perché. Però adesso stavo parlando solamente di sesso inteso come penetrazione. L'amore con una sessualità, con un'intimità ci deve essere sempre, anche piccola, anche a piccole dosi, piuttosto che. Perché questo? Magari ci sono dei momenti in cui ci lasciamo un po' andare o per una problematica, come si diceva prima, una malattia importante, un periodo particolare di stress al lavoro, di gravidanza, la nascita di un figlio, che se è un periodo limitato, magari ci possiamo un attimino togliere dal discorso della sessualità solo con penetrazione, ma dedicarsi a tutta quella sfera di intimità. Quindi giochi, coccole, carezze, tutta quest'altra sfera che è molto importante. Almeno questa ci deve essere sempre. Ovviamente la sessualità intesa come penetrazione è importantissima, però ci possono essere anche dei momenti in cui si può un attimino limitare. Scusate. Allora, ci dicono, dottoressa, se intanto può andare verso la sua destra perché mi sta piano piano uscendo dallo schermo. Allora, ci dicono, non è facile guardarsi intorno perché si perde se stessi e recuperarsi è molto complicato. Sì, è quello che dicevo poco fa. La cosa importante è anche amare se stessi. Senza di Allora, questo perdiamo un po' la nostra autenticità. La ragazza che scriveva non credo che l'amore senza sesso possa essere definito tale, si riferiva al fatto di qualsiasi tipo di contatto, cioè che non c'è nessun tipo di Sì, contatto. giustamente, sì, concordo.
se non c'è nessun tipo di contatto, non è più un amore intimo, ma è un amore quasi amicale, quasi fraterno. Sì, Quindi. alla fine c'è la grossa differenza tra due amici e due partner è appunto, per L'impulso definizione, due sessuale. partner hanno la sessualità. Eh beh, certo. Allora, ci dicono, la masturbazione mi è servita per superare un blocco forte da cali di desiderio dovuto da una delusione e purtroppo di salute, solo che adesso ho paura di avvicinarmi di nuovo ad un partner. È normale che, dato che è stato un periodo un po' particolare, dove il contatto maggiore è stato con noi stessi, quindi in questo caso della persona che parla con una masturbazione, l'avvicinarsi al partner, a un altro partner potrebbe essere un po', vista come timorosa. Però ricordiamoci sempre che è importante piano piano procedere a piccoli gradi. Può partire da un contatto, da una masturbazione fatta dall'altra persona, da un gioco, da una carezza, gioco di sguardi, baci un pochino più intimi, per poi piano piano andare sempre più a fondo. Non è necessario fare tutto e tutto subito. Anche perché se specialmente è un partner con cui ci possiamo parlare tranquillamente, quindi non è una cosa occasionale di una sera e via, avrà la comprensione della nostra situazione e quindi ci potrebbe agevolare. Perfetto. Ci chiedono se il partner, aspettate che, ok. Ci chiedono se il partner, lei o lui che sia, non fa l'amore per tanto tempo, poi dopo si avvicina all'altro e l'altro non lo vuole più. Che succede? Che succede? Che i partner si sono allontanati o perché come si recupera? Con la comunicazione. C'è da capire se l'altro partner si è allontanato per ripicca o perché veramente ha perso anche il secondo partner l'interesse. Perché molte volte c'è un po' questo gioco: tu non mi hai voluto e io ora dico no a te. Quindi è importante andare a capire l'altro perché è in questa posizione. Essere il più possibile sinceri. È un momento in cui anch'io mi sono distaccata, tu eri talmente distaccato che mi sono distaccata anch'io e che quindi c'è un po' questa lontananza tra noi. Ci possiamo lavorare, abbiamo la voglia di riavvicinarsi? Rispondere a queste domande già un pochino ci delinea il tracciato di quello che possiamo fare per. Già se c'è la voglia di riavvicinarsi, siamo già all'80% del lavoro fatto. Perfetto, perfetto. Allora, io non vedo più domande. Aspettate, guardo anche i ragazzi di Instagram se hanno qualcosa da chiedere. Allora, sapete che Instagram ce l'ho sempre su un'altra piattaforma, quindi devo fare doppia sbirciata. Ok, allora, visto che ci siamo dilungati per le tante domande, però assolutamente vi ringraziamo ragazzi di averci fatto le domande perché come sapete noi siamo qui per voi, per aiutare voi e i vostri partner, quindi assolutamente le domande fatecele sempre, anzi più ne avete meglio è perché così possiamo aiutare anche le persone che vi ascoltano e che ci ascoltano, ok? E stasera non vi faccio vedere dei prodottini, ma ve li faccio vedere così. Ok, vi presento questi due, non vi dico cosa sono, bensì ve lo dirò o venerdì sera o sabato. Restate collegati perché lo saprete solo tramite le nostre pagine che ci sono sui social, perché metteremo il nostro bell'annuncio. Quindi chi vuole sapere quei due prodottini lì cosa sono e come può questi prodotti aiutare la nostra libido, ok? Seguiteci perché tra venerdì e sabato ve lo sveleremo, ok? Io ringrazio
tantissimo la nostra dottoressa di essere stata qui con noi. Con lei ci vediamo tra qualche settimana, ok? Con noi di Amanti ci vediamo tra venerdì, sabato e domenica. vediamo un po' come organizzarci questo weekend per darvi qualche bella info in più da poter sfruttare assolutamente per il calo del desiderio. Quindi restate connessi, mi raccomando. Io ringrazio ancora la dottoressa, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio tutti voi per essere stati qui stasera ad ascoltarci. Ci vediamo nel weekend e mi raccomando, comunicazione, comunicazione, comunicazione con i vostri partner. Ok? Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, grazie.